Scriva che Anna abita a Palazzo Altieri, costruito verso la fine del Seicento durante il pontificio di Clemente X. Un palazzo immenso, circondato da 6 strade. Il piano terra è tutta una serie di cortili, uno dentro l'altro, il cui splendore è ormai relegato a uso garage. Dalle fontane non zappilla più acqua, le statue sono piene di polvere. Questi locali, in passato appartenuti a una corte principesca, hanno finito per accogliere persone, uffici, enti e servizi, tra cui i più disparati. Un palazzo ricco di grandi saloni, imponenti balaustre e scalinate immense. Ma per andare da lei, il portiere ti obbliga a prendere l'ascensore. Interamente ricoperto in rosso, sulla cui porticina che dà sul cortile c'è il cartello Fuori servizio, che ne preclude l'uso ai curiosi. All'ultimo piano, proprio di fronte al cancelletto dell'ascensore, trovi la porta del suo appartamento. Giunti sul pianerottolo, la prima cosa che capita di osservare è un certo numero di gatti pigramente sdraiati sul pavimento, talmente abituati ai visitatori che occorre saltellare qua e là per non pestarli, senza che da parte loro ci sia il benché minimo segno di imbarazzo. Una volta varcata la soglia, ci si accorge che la casa non segue uno schema preciso, una moda, ma è cresciuta spontaneamente con gli anni, con le sue finestre che guardano le tegole smosse e le cupole arancio di Roma Vecchia. È un salotto grande, grande ed è silenziosissima. Una volta conosciuta l'abitazione, presentarsi a lei ti mette in agitazione. Quando le chiedi per rompere il ghiaccio se ha avuto una giornata felice, ti risponde no. Molto infelice e non mi va di parlarne, boh, non so proprio che cosa potrà raccontare di nuovo su di me. Dopo un attimo di smarrimento, capisci che non vuole scoraggiarti, che l'apparente durezza è semplicemente un suo modo di essere vera, sincera, senza false maschere. Alla fine dei conti è una donna sola, che lavora, che paga le tasse. Siamo tutti soli. Ma coloro che sono più sensibili ai sentimenti umani, ci tieni subito a farti sapere, sono più soli degli altri. Sono contenta di stare qui a casa mia da sola per giorni. Quando sono da sola non mi annoio mai. Ma anche quando io non sono sola fisicamente, posso essere sola spiritualmente. È facile per me essere sola in mezzo a una folla. Poi a livelli spirituali sono stata da sola tutta la vita. Una volta a Parigi dissi a Franco Monicelli, tutti i giorni telefono a mio figlio a Roma e gli dico di raggiungermi a Parigi. Mi risponde che non se la sente, che non gli va, che si annoia. Il suo volto si rabbuiò. Vedi, fece, rivolgendosi all'amico, io so di essere sola. So che non sono tanti quelli che sopportano di stare con me un'intera serata, ma mi piace che sia così. Mi piace scegliere e dare a chi ho scelto tutto quanto provo dentro. Grazie. Era donna ordinatissima. Quella sua aria scarpigliata faceva parte del suo naturale trucco quotidiano. Nella meticolosità di una pulizia che rifuggiva dalle cipre e dai profumi dolci e smorfiosi. Sapone e basta. Se faceva un'elemosina, mirava cocciutamente a non farlo sapere a nessuno. Aveva conosciuto le ristrettezze delle piccole compagnie di prosa. La sua casa non somigliava davvero a quella di una diva, ma piuttosto alla dimora di un pittore o di uno scrittore. A lato della scrivania nel suo studio, che serviva anche da camera da pranzo, il ritratto di Eleonora Duse. Una notte di alcuni anni fa, mentre mi riaccompagnava a casa nella sua piccola macchina, frenò bruscamente davanti a una giovane prostituta che posteggiava sul Lungotevere. Faceva molto freddo e pioveva. Discesi con lei. Improvvisamente, come di scatto, era diventata di cattivo umore. E tra le due si svolse questo dialogo. Mi riconosci? Tu sei Nannarella? Sono una donna e poi Nannarella.
Ma non senti freddo? Sì, ma lo devo sentire. Aprì la borsetta e diede alla giovane alcuni fogli da 10.000 lire, dicendole: vattene a letto stanotte e da sola. Grazie. Vi l'ho detto prima, è stata la cosa fondamentale, perché anche se l'avessi conosciuta la Magnani non sarei stato mai in grado di raccontarla appunto nel suo intimo, il suo pensiero. Avrei raccontato il mio rapporto con la Magnani, facciamo caso appunto l'avessi conosciuta, ma sarebbe stata appunto l'opinione di un singolo, poi un singolo esterno, e non era quello che cercavo appunto di l'opinione della Magnani. Infatti nel libro non c'è, è stata definita autobiografia postuma per questo motivo, perché è lei che si racconta, è come se l'avesse scritta lei, perché ha lasciato tanto, tante interviste, tante cose scritte che non sono mai state riportate, perché ovviamente ci voleva del tempo per andare a ricercare un po'. È una ricerca che ho fatto un po' in tutto il mondo, dalla Francia agli Stati Uniti, quindi è ovvio che ci volessero appunto 8 anni. Ed è stata definita appunto autobiografia postuma per questo motivo, perché è lei che si racconta, è l'unica persona che può raccontare la Magnani, è la stessa Magnani. Non mi interessava andare a recuperare il punto di vista generale di un momento storico, mi interessava recuperare il punto di vista di quella donna. La cosa che mi interessava, insomma, penso di esserci riuscito, più che altro non lo dico io, lo dice più che altro chi l'ha conosciuta. Se quando mi sento dire dalla governante della Magnani, in lacrime, che mi abbraccia e mi dice: guarda Matteo Grazzi, ho rivisto la mia Anna, io lì ho detto vabbè, va bene così. Però è stato solo uno il segreto, è stato soltanto quello di non volersi appunto rappresentare attraverso la Magnani, di rappresentare la Magnani e di far da tramite. Dicevo prima, insomma, anch'io sono stufo di quelli che si mettono in cattedra, di quelli che si fanno belli con le cose altrui. Io non ho messo soltanto il mio nome perché sono l'autore del libro, in quanto ho realizzato il libro, ho creato comunque sia la struttura del libro, eccetera. Ovviamente il libro porta la mia firma, ma è come se l'avesse scritto lei. Quindi vabbè, tu l'hai messo insieme, però. Sì, però ecco, non vorrei passare come quello che si fa bello con la Magnani. Mi piace ovviamente raccontare la Magnani a chi non la conosce, o chi conosce la Magnani appunto degli spaghetti in testa della Magnani, quella banale, che no, quella stereotipata, ecco, che peggio, quella che si è raccontata appunto da 40 anni a questa parte, perché era più facile raccontarla in quel modo, perché era più semplice dire la Magnani ogni volta che andava a pranzo con Rossellini lo mandava a quel paese, piuttosto che dire la Magnani ha denunciato la mafia del cinema. Certo. Insomma, sono cose scomode purtroppo in Italia, ma nel mondo, insomma, se non è stato mai detto ci sarà un motivo, se nessuno è andato mai a cercare i documenti appunto scolastici della Magnani, o a ricostruire anche la carriera teatrale della Magnani, perché la carriera teatrale della Magnani sarà molto più imponente rispetto a quella cinematografica. Lei ha lavorato in teatro tantissimi anni, ha fatto delle cose strepitose, La Lupa, ha girato tutta l'Europa e doveva addirittura arrivare a Broadway, quindi insomma, non c'è arrivata per un fatto di voce, la Magnani non riusciva più a portare la voce in teatro, perché ormai era abituata al cinema. Però per far questo appunto bisogna lavorare seriamente, il lavoro alla fine paga, secondo me. Questa è un'altra cosa che mi ha insegnato la Magnani. Però c'è sempre quell'insegnamento, quella luce in fondo al tunnel che mi dice appunto che non è importante arrivare al successo, che non si arriva mai. La Magnani non è mai arrivata, la Magnani ha vinto un Oscar, è diventata il simbolo del realismo, del neorealismo, chiamatelo come vi pare, insomma, di quel tipo di cinema, ma poi alla fine della sua vita è morta la perdente. In che senso? Negli ultimi 10 anni non ha più lavorato, dopo Mamma Roma non l'hanno più fatta lavorare, quindi in un certo qual modo artisticamente è morta la perdente, anche a livello umano comunque sia, ha sofferto per questo motivo, forse è morta anche per questo motivo, se è morta di tumore forse anche per questo, per le sofferenze che le hanno appunto fatto vivere e patire anche i suoi colleghi. Lo stesso Paolo Stoppa, che non partecipò ai funerali della Magnani, scrisse una bellissima lettera che ho pubblicato nel libro, perché si erano reciprocamente promessi di non partecipare uno al funerale dell'altro, perché dicevano appunto che in questi funerali tutti i colleghi del morto vanno lì per rubare la scena proprio al morto, e questo è successo anche al funerale di Anna Magnani.
persone che hanno parlato male della Magnani e che hanno avuto da ridire in vita con la Magnani, erano lì in prima fila gli occhiali neri con i lacrimoni pronti davanti al fotografo. E Stoppa scrive, ha scritto appunto, scrisse che molti suoi colleghi, proprio quelli che l'avevano fatta diventare un monumento disoccupato, erano lì in prima fila a rubarle la scena, a rubare la scena al feretro. Quindi insomma, pensare però alla Magnani monumento disoccupato, andrebbe detto forse Gianna, a chi adesso, i ragazzi che si avvicinano al mondo appunto dell'arte, del teatro, del cinema, fare il teatro, fare del cinema, essere attore, essere attrice è una missione, non è solo un mestiere. Bisogna essere pronti anche a fare la fame, non abbiamo bisogno di nuovi attori, nuove attrici che non sono disponibili a girare i teatri di provincia, i piccoli teatri a fare la fame. La Magnani, tutti questi personaggi sono diventati grandi grazie a questo giro d'Italia che hanno fatto, a volte anche il giro del mondo, perché la Magnani a 20 anni andò con la compagnia Nicodemi in Sud America, in Uruguay, in Argentina. Insomma, bisogna essere pronti anche a fare la fama, altrimenti ci sono tanti altri bei mestieri che si possono fare, non c'è solo l'attore o l'attrice. Il problema oggi è la televisione, che ormai da 20 anni, 30 anni a questa parte ci ha fatto credere che se vuoi essere qualcuno nella vita devi stare lì, in uno studio televisivo a farti riprendere 4-5 minuti, così qualcuno ti incontra per strada e ti chiede l'autografo e tu sei una persona realizzata. Non è così. Nella vita per essere realizzati forse ci vuole dell'altro. Uno nella vita si realizza attraverso appunto il sacrificio, la passione. Sì, certo, anche il fatto di coltivare le proprie passioni, anche a costo di soffrire. Quindi se la Magnani o quella generazione ci ha lasciato qualcosa, è proprio quell'insegnamento lì. Loro hanno ricostruito l'Italia da nulla. E quando sento i ragazzi della mia età, i trentenni, che si lamentano perché non c'è il lavoro, io per almeno 10 minuti li farei tornare in quel periodo lì, per fargli capire che forse stiamo esagerando, che ci lamentiamo troppo, che forse dovremmo rimboccarci le maniche e dimostrare, noi trentenni, ventenni, quarantenni, eccetera, che forse siamo in grado di farlo allo stesso modo. Però finché continuiamo a lamentarci, a dire sempre colpa di quello, è colpa della politica, è colpa di quell'altro, non arriveremo mai da nessuna parte, faremo una gran figuraccia con i nostri figli e con i nostri nipoti, perché non gli lasceremo nulla. Io penso che persone che hanno tirato su il nostro paese veramente dal niente, dalle macerie, si siano girati più di una volta nella bara, nella tomba, vedendo quello che facciamo noi. Noi ci lamentiamo per quale motivo? Perché non abbiamo il cellulare nuovo, perché non guadagniamo 2000 euro al mese? Forse un pochino, un minimo di riflessione forse la dovremmo fare, sì, ma proprio un minimo minimo, perché l'Italia secondo me ha ancora possibilità di crescita, ma non crescita economica. Io sono stufo di sentire la crescita economica come se l'economia fosse l'unica cosa importante nella vita. Crescita di valori, riscoperta di valori, si può anche vivere con poco, ma se si vive bene, se si vive nel rispetto appunto verso se stessi e verso gli altri, si vive molto meglio di chi sfrutta gli altri o vive una vita nella ricchezza ma senza valori. Perlomeno questa è la mia idea. Io non miro a diventare ricco, non me ne importa nulla di avere, non lo so, la casa di proprietà oppure la macchina, neanche ho la patente, quindi figuriamoci che ci potrei fare con la macchina. Potrei farci un museo dentro la macchina, ma sarebbe alquanto assurdo. No, la cosa importante per me è anche riuscire a mettere insieme la cena con il pranzo con la cena, pagarmi un affitto, ma vivere come dico io, la persona onesta, la persona che comunque sia condivide le cose con gli altri, invece di andare a cercare appunto l'illusione oppure il miraggio appunto della ricchezza a discapito a volte degli altri, perché ormai è diventato così, si diventa qualcosa o qualcuno a volte calpestando gli altri, forse anzi ci si trova anche più gusto solitamente per chi la pensa in quel modo. Dovremmo forse iniziare a condividere di più, a parlare di più. Io vivo a Roma, la cosa che mi ha stupito molto è che 10 anni fa, se incontravo il mio vicino di casa, ci scambiavo 2 chiacchiere. Io mi ricordo mia nonna 20 anni fa, 30 anni fa, che chiedeva, forse qui accade ancora, insomma, a Roma purtroppo non accade più, che chiedeva l'olio al vicino, che chiedeva lo spicchio d'aglio appunto al vicino di casa. Oggi se incontri una persona a Roma nell'ascensore si guarda le scarpe, perché non ha più voglia e ha paura di confrontarsi con l'altro. Anche dai paesi. Non so se accade anche in un centro più piccolo. Però ecco, questo alla fine ci farà diventare un paese,
No, senza un'identità. La nostra identità è quella contadina, è quella popolare, non è quella di Piazza Affari, insomma, della borsa, è qualcos'altro. È qualcos'altro, e dovremmo forse riscoprirla per tramandare. Non voglio avere ragione, però io perlomeno la penso così, poi anche il Signore, perfetto. No, comunque sì, ecco, dovremmo cercare di tramandarla a chi verrà dopo di noi, perché altrimenti vivrà veramente una vita triste. Luca Magnani con me è stato veramente molto carino, perché 8 anni fa mi aprì le porte del suo archivio, io essendo un illustre sconosciuto che voleva scrivere un libro sulla madre, insomma, mi guardò anche un po' strano, disse: ma se poi il libro va male, che cosa pensa di fare? E aspetti, me lo faccia scrivere il mio libro. E lui è stato molto carino anche per un altro motivo, oltre ad avermi ovviamente aver consentito di consultare il suo archivio. E una volta mi disse una cosa importante, io feci appunto a Luca Magnani: guardi, quando finirà il libro vorrei farglielo leggere per farle, insomma, per capire se può andare bene, se c'è qualcosa che non le piace, insomma, me lo dice. Lui mi disse: io non voglio fare il censore di nessuno, in un'epoca in cui tutti i figli d'arte fanno i figli d'arte di professione, una persona così la stimo e l'ammiro molto, però questo carattere l'ha preso sicuramente dalla mamma. Avendo avuto appunto una mamma così, non poteva crescere un uomo diverso. Due pensieri della Magnani. Uno è, lei diceva, l'importante è non avere le crinze al cervello, quelle in faccia prima o poi ti aspettano al varco. I tempi felici sono brevi, a sommarli non fanno una settimana, eppure la vita è bella lo stesso. Grazie.